Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, in diretta 21.10 da Rete Veneta. Torniamo sulla legge per la legittima difesa, di cui abbiamo parlato molto, perché vogliamo capire a che punto siamo. Per ora sappiamo che c'è una raccolta di firme per una legge popolare, ce ne vogliono 50.000, migliaia sono già state raccolte, però mentre domani il governo si appresta a votare la fiducia alle unioni civili, e quindi con uno scontro in aula oggi è successo di tutto: Fedriga che urlava contro la Boschi, che se n'è andata dopo aver annunciato la fiducia, una bagarre assoluta. Tutta l'attenzione su questa legge, ovviamente riguarda tante persone, c'è chi è contro, c'è chi è a favore, però i cittadini che si difendono da un'intrusione nel loro appartamento e che malauguratamente feriscono il ladro, poi si ritrovano loro responsabili di un reato, mentre i banditi vengono normalmente liberati, anzi vengono anche risarciti. Ne parleremo ancora questa sera, e parleremo anche di terrorismo e di tanti altri argomenti, perché come sapete sono stati individuati due jihadisti anche a Bari dopo quanto è successo l'altro giorno con l'arresto di uno sloveno che reclutava nel Bellunese, e questi addirittura preparavano attentati. C'è una foto che riguarda anche Trieste, erano al porto di Trieste, hanno fotografato centri commerciali, zone di Roma, insomma questi avevano intenzione di colpire duramente nel nome del califfato. Allora state con noi, aspettiamo i vostri sms, una puntata molto importante. Vi presento subito gli ospiti di questa sera: Giorgio Marchetto del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. Maurizio Conte, consigliere regionale del Fare, buonasera. Buonasera Conte, presidente tra l'altro della Commissione d'inchiesta sulle banche popolari venete. Il sindaco di Albettone, Gio Formaggio, buonasera a tutti. Sindaco. Bentornata la signora Grazie. Carla De Conti. Buonasera. Tabaccaia, se ne è parlato molto anche in questi giorni, due pagine oggi addirittura sul Gazzettino, perché la signora De Conti, rapinata 7 volte in 7 anni, ha detto basta, adesso mi procuro una pistola, chiedo il porto d'armi, mi alleno al poligono di tiro e non ce n'è più per nessuno. Grazie a Graziano Stacchio, grazie molte Graziano per essere prego. Di nuovo qui, protagonista della terribile rapina di Ponte di Nanto. Stacchio difese, come ricorderete, una commessa che era stata assalita da una banda di nomadi nella gioielleria di Roberto Zancan, che è qui anche lui stasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Zancan, cercheremo di capire da voi che seguite da vicino questa vicenda, anche a livello personale, a che punto stanno le cose. Poi Marino Finozzi, consigliere regionale, buonasera presidente, grazie per essere con noi, e Mauro Armelao, che è il vice segretario nazionale di UGL Polizia. Grazie buonasera Armelao. A tutti, buonasera anche direttore. A lei. Poi più tardi alle 22 avremo collegata al telefono Alessandra Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico, e parleremo con lei di unioni civili, perché di questo si sta parlando molto in queste ore. C'è uno scontro in vista della fiducia che sarà votata domani pomeriggio alle 14, alle 14.30. Allora io direi di partire da una delle ospiti che abbiamo qui
anzi dalla ospite che abbiamo qui questa sera, Carla De Conti, facendo vedere il servizio che la riguarda, proprio sull'argomento del cittadino che a un certo punto, esasperato, decide di armarsi. Io sono stata vittima di 3 rapine, di cui una a mano armata qua in negozio. 2 rapine le ho subito a casa, tutte e due nel garage di casa. Una è stata un po' più cruenta perché mi ha tirato per il braccio, mi ha tirato via la borsa togliendomi l'incasso. 2 furti con scasso, 1 furto con destrezza e 10 di tentativi andati per fortuna non a buon fine. Una lista che non può dimenticare, Carla De Conti, per la gente di San Fior, la tabaccaia Western. Perché dopo l'ultima aggressione ha deciso di prendere il porto d'armi, iniziando a tirare al poligono. I primi spari domenica scorsa con una pistola ad aria compressa, ma l'obiettivo è girare con un revolver vero e proprio. Voler reagire a qualcosa che è più grande di me, che però mi sta portando via l'anima. Carla cerca nella pistola quelle risposte che non vede dalle istituzioni. Sono 6 mesi dall'ultima rapina che ho subito, che era il 13 di ottobre del 2015, e di concreto io non ho visto niente, non ho visto qualcosa che mi faccia sentire più sicura. Sono 6 mesi che batto questo tema, non è la prima volta che lo dico. La differenza è che adesso sto mettendo in pratica quello che finora avevo solo detto. Determinata più che mai, non ha timore nel prendere in mano la pistola e puntarla, ma solo per ora contro un bersaglio. Io voglio un'arma per la difesa mia personale, che è una cosa un po' più complicata perché non è detto che me la diano. Il prefetto valuterà se è il caso o no di darmi quest'arma da tenere 24 ore su 24 attaccata a me per la mia sicurezza personale. Tra i primi a sostenere la tabaccaia Western, il consigliere regionale Berlato, che da tempo gira armato ed è tra i firmatari della proposta di legge sulla difesa personale. Il 97% dei furti commessi in Italia rimangono impuniti, quindi i ladri entrano tranquillamente nelle nostre case perché sanno che non hanno nulla da perdere. Se sapessero che c'è una legge che dà il diritto a un cittadino onesto di potersi difendere in casa propria, ci penserebbero 10 volte prima di venire a scassinare le nostre porte di entrata e a mettere a repentaglio non solo i nostri risparmi, ma ad attentare anche all'incolumità nostra e dei nostri familiari. Ma la tabaccaia di San Fior non ha nessuna intenzione di aspettare ancora. Io ho provato ad avere un'arma puntata sul fianco, non ho mai provato a puntarla verso qualcuno. Non è una cosa che uno può dire quando entra e gli sparo in testa, non sai i tempi di reazione, non sai quanto tempo ci metterà la mia testa ad assimilare, se lui sarà più veloce di me. Cioè, sono tutte cose che non si possono prevedere, si valutano nel momento nel quale succedono. Servizio di Cristiano Facca. Allora, l'altra 2 settimane fa, mi pare, forse più, c'era stata una puntata su questo argomento in cui l'esponente del Movimento 5 Stelle, Valente Chieregato, l'aveva attaccata duramente, no? Signora, aveva detto: ma lei non deve difendersi da sola, mette a rischio la sua vita, quella di altri. Ma lei mi pare molto convinta di questa scelta, no, signora? Sono convintissima, anche perché, ripeto, ci ho messo 6 mesi e non ho fatto nulla di strano, ho solo messo in pratica quello che avevo sempre ribadito, a differenza di altre classi che sono al di sopra di me, perché io sono una semplice tabaccaia, non ho nessun titolo, non ho niente. Ritrova in questa tabaccaia Western? Sì, va benissimo, perché se nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io, metto la mia faccia, metto la mia forza, la mia volontà a fare una cosa che ritengo giusta, perché secondo me stiamo perdendo di vista quello che è il principio. Cioè, io non dovrei neanche aver pensato di dovermi armare, cioè qualcuno dovrebbe avermi tutelato già dopo la rapina a mano armata del 31-12 del 2012. Cioè, ci stiamo dimenticando che alla base c'è un diritto che mi è stato negato, quello di sentirmi sicura all'interno della casa mia, del mio negozio, di tutto quello che è la mia proprietà, perché alla base di tutto c'è un fondamento che secondo me si sta perdendo di vista. La proprietà privata dovrebbe essere inviolabile. Chi entra in casa mia, a prescindere da quello che viene a fare, quando non è invitato e entra addirittura con una pistola, è comunque in torto. Poi la mia reazione non posso prevedere quale sarà nel momento in cui avrò un'arma, sempre che me la diano, però io so di essere nella ragione. Perciò qualsiasi cosa io userò per difendermi, secondo me sono in ragione. Allora, tanti americani, per fare un esempio, vanno nelle armerie, si
dotano di armi, anche di armi da guerra a volte, no? Sono fucili a pompa, insomma, mitragliatori, rivolte. Vabbè. Lei ha già scelto, ha già pensato quale arma utilizzare? Sì, io nel caso dovessi userò una revolver, che per me è la più semplice, perché mi hanno spiegato diverse cose, però il passo è un po' più lungo, io devo imparare a tenerla intanto bene in mano, a non sentirla quando ce l'ho in mano, devo tenerla come un cucchiaio, cioè non deve essere un corpo estraneo quando imparerò ad usarla. E ripeto, devo fare un corso di teoria, poi imparerò a sparare, dovrò centrare bene il bersaglio quando ce l'avrò davanti. È un ecco, ho diverse persone come che mi si sono dette di sposto. Esatto. Come per esempio l'ingegner Formaggio, sindaco, che dorme, ce l'ha ancora il fucile sotto il cuscino. Il fucile a pompa è semplice da usare, fa una grande rosa e quindi è difficile anche sbagliarli. Meglio della pistola. Ecco, ingegnere, lei cosa risponde a chi dice, come diceva l'altra volta Chieregato, ma è una follia, c'è poi il pericolo di fare male ad altri, a se stessi, perché poi il ladro reagisce? Chi continua a dire che è una follia non si è mai magari trovato in casa e non ha mai avuto parenti o amici che hanno subito queste e sanno anche cosa ti... E fa esplodere l'emotività, perché dopo ricordiamoci che dopo una rapina, dopo che sono venuti e ti hanno puntato una pistola alla testa, ti hanno minacciato e non sei più quello di prima, ti portano via i soldi ma ti portano via della dignità che non dovrebbero portarti via, perché è inutile svegliarsi al mattino, andare a lavorare, e ti portano via la dignità del tuo lavoro rubandoti i soldi e umiliandoti. Non è permesso, e quindi chi dice che non dovrebbe difendersi, ma neanche Gio Formaggio o lei vorrebbe difendersi da solo, è che se lo Stato non fa niente, se lo Stato non mette in condizioni la polizia e i carabinieri di fare il loro lavoro, non cambierà mai niente. Allora, finché lo Stato, e continuerò a ripeterlo fino a che non cambieranno le cose, finché lo Stato non mette in condizioni polizia e carabinieri di fare il loro lavoro, e cambiamo un po' anche le leggi, perché se prendiamo sti rom, sti zingari e tutti quelli che vanno a rubare e non li mettiamo in carcere ma gli spacchiamo anche un po' le gambe, questi qua continueranno, perché li mettiamo in carcere una sera, li diamo da mangiare e da bere, e il giorno dopo li salutiamo, gli diamo la mano e tornano a fare quello che fanno prima. Io, ripeto, visito tanti paesi esteri dove non funziona così, allora non c'è niente da inventare, copiamo dove le leggi funzionano e vedremo che anche in Italia cambieranno le cose. Allora, 3 febbraio del 2015, la sanguinosa rapina di Ponte di Nanto, Graziano Stacchio affrontò un comando armato fino ai denti, che aveva tentato di penetrare nella gioielleria di Roberto Zancan, accorse in aiuto di una commessa che stava per essere aggredita e esplose dei colpi dopo aver visto uno dei banditi che si stava avvicinando, ovviamente armato di tutto punto, e uno di questi banditi perse la vita. Adesso è stata depositata la richiesta di archiviazione, no, se non ricordo male, Stacchio, del reato di eccesso di legittima difesa. Colposo. Sì, esatto, però diciamo francamente era dall'inizio. Io con il legale non chiedevo neanche più che andasse praticamente dai magistrati, diciamo, perché oblerati anche di lavoro, lui mi diceva ma si lascia perdere, tanto quando sarà il momento. È arrivato il momento che hanno presentato la domanda di archiviazione, ma questo era già nell'aria, insomma, perché in sostanza se non fosse stata fatta non esisterebbe neanche la legittima difesa, sarebbe solo un'opinione, certo. Nel caso mio, per carità, certo. Io la mia coscienza è a posto, il dispiacere rimane, è chiaro, perché ha perso la vita una persona, caso, per carità. E no. Sono stati 15 mesi, guardi, 15 mesi pieni di, diciamo, di eventi che ancora mi tengono all'interno di questo, perché non girandomi dall'altra parte allora, non mi posso girare né all'altra parte neanche adesso, perché vedendo che dopo 15 mesi quello che sta succedendo è come prima, e come mi stanno coinvolgendo anche, perché nel contesto persone come un editore sì, si è interessato al caso, un autore di libri ci è avvicinato a noi, è una persona stupenda, per carità, perché è una paziente, preparato anche, perché segue il settore della sicurezza.
e ci ha fatto scrivere anche un libro. Ah, quando uscirà? Penso alla fine di giugno. Ah, la cui prefazione me l'ha fatta una persona che io ho nutro un grande rispetto, che è il procuratore distrettuale aggiunto Carlo Nordio della Procura di Venezia, che è una personalità in materia. Un grande magistrato. Io per carità, c'è anche questo onore e io mi sono messo a disposizione. Questo mi fa anche piacere. Per quanto riguarda le proposte di medaglie al valor civile che ho avuto anche da onorevoli del mondo politico e anche dai miei paesani, io ringrazio, ma facciano beneficenza, io non le voglio, perché io considero oggi eroe uno che si alza la mattina a lavorare per mantenere la famiglia. O sono un pensionato che con 500 euro deve mantenersi, vivere. Io considero questi gli eroi. Ho i magistrati, quelli che sono eroi sono morti e purtroppo vediamo che il mondo va avanti così. Questo lei l'ha sempre detto, no? Non consideratemi per carità, un eroe. Non voglio neanche entrare in polemiche su questo, per carità. Senta, che tempi tecnici sono previsti per il passaggio all'accettazione da parte della magistratura Presentata la domanda, ci si aspetta che la risposta sia ovviamente positiva. Allora, Roberto Zancan, abbiamo parlato tante volte di questa legge che non consente a un cittadino aggredito di difendersi se non rischiando l'arresto. Abbiamo parlato tante volte del caso di Mattielli, che è stato purtroppo è morto di crepacuore dopo essere stato condannato a 5 anni e anche a risarcimento dei banditi che lo avevano aggredito. È cambiato qualcosa dall'ultima volta che ci siamo visti o no? Dal punto di vista, della legge. Ma dal punto di vista della legge no, non mi sembra proprio che sia cambiato niente, anzi sembra che facciano di tutto perché non venga cambiato niente. Una cosa di fatto è cambiata, che io ho chiuso una delle mie attività non per mia incapacità, ma perché costretto, e ve lo ricordo perché dopo 8 giorni che è successo quello che è successo, invece avere dei ringraziamenti sia io che Stacchio perché abbiamo sventato una rapina, perché in fin di conti l'abbiamo sventata, ci hanno tolto anche la copertura assicurativa perché io sono ritenuto una persona troppo a rischio. Ecco, questo è il premio che ho anche ottenuto. Allora, chiudi un'attività che per me è una sconfitta, è un fallimento a tutti gli effetti, no? Perché chi vuole andare a gestire ancora dentro lì e aspettare che arriva l'imbrunire la sera, che solo chi l'ha provata, come dice la signora, può rendersi conto? Cioè, ricordo che un anno e mezzo, tre. La prima con un bottino di 1.200.000 euro, pagati 680.000 euro. Gli stessi sono stati arrestati attorno a novembre, perché stavano tentando la seconda volta, li hanno fermati per in tempo, e dopo l'ultima, quella che conoscete tutti quanti, cosa è successo. È inaccettabile, è intollerabile che noi imprenditori, noi persone, parlo per quelle persone che non hanno la possibilità di parlare, che hanno subito e che subiranno, perché c'è ancora tanta gente che, se le cose non cambiano, perché ricordiamoci, questa per me è un'emergenza, perché non si può lasciare i cittadini, i contribuenti, gli onesti in balia di queste bande criminali, perché questo è quello che sta succedendo nel nostro territorio, e con l'indifferenza, per non dire la vigliaccheria, di far finta anche di niente, che sono solo casi sporadici, come hanno detto a me. Io non auguro a nessuno che capiti quello. Io parlo per me adesso, posso parlare per le persone che hanno subito. Per quello che diceva anche Gio, e che diceva la signora, tu non puoi renderti conto in quel momento, ti si crea una miscela devastante dentro, che è data da paura e adrenalina, che l'ha provata anche Graziano, perché ci siamo confrontati, certo. Che lui lì a un certo momento, tu non capisci più niente, è inutile che continuano a dire, ma è la offesa, l'offesa deve essere proporzionata, cioè la difesa deve essere proporzionata all'offesa, ma quando, ma come, ma le 3 di notte, ma le 3 di notte io vorrei dormire. Cioè, non avere un comando, io e la mia famiglia abbiamo un comando armato dentro casa mia. Se parte l'allarme perimetrale, tutti sui posti di combattimento. Cioè, io reputo
che questa roba qua non dovrebbe neanche succedere su un paese normale, civile, tanto meno in Italia. Cioè non riesco a capire perché continuano a ostentare e a far finta di niente su questo frangente della legittima difesa. Cioè, tu quando hai deciso di fare il delinquente o di diventare delinquente, hai perso tutti i diritti, stop, punto. Cioè se tu muori è un incidente sul lavoro, lo devi mettere in preventivo prima, prima ancora di andare a farlo. E come ripeto, e non mi vergogno di dirlo, che come si diceva anche in altre occasioni, che qualche delinquente morto ogni tanto sta bene, perché devono imparare che non devono più venire a rompere le balle a noi che produciamo ricchezza, che facciamo il nostro lavoro, che lo facciano anche loro, lo devono fare anche loro. E dopo, ho finito, il messaggio che mandano qual è? Venite pure a delinquere in Italia, che tanto mal che vi vada avete anche un'assicurazione sulla vita. Anche questo deve sparire. Io voglio essere indennizzato che ho chiuso un'attività, lui deve essere indennizzato, la signora deve essere indennizzata, se veramente lo Stato vuole bene i suoi cittadini. Ma siccome questo non succederà mai, noi ci siamo costituiti parte civile, no? Con quello che adesso è stato arrestato, che ci ha sparato addosso. Sì. Abbiamo chiesto 100.000 euro a testa, io come azienda gli ho chiesto 500.000. Noi siamo già, diamo già per certo che da lui non prenderemo niente perché nulla è tenente. Comunque quel giorno che verrà che noi non prenderemo niente, io questi risarcimenti li girerò allo Stato, allo Stato inadempiente, perché è lui che dovrebbe proteggere me. È colpa sua se questi delinquenti pluripregiudicati, armati con armi da guerra e tutto il punto, erano in giro di sera, non di notte, a terrorizzare e a cercare di ammazzarci. Perché è ora di finirla con sto buonismo e far finta che sono casi sporadici, che va tutto bene. Non va bene niente, la gente è esasperata. Una signora deve andare a prendere il porto d'armi e andare al poligono. No, domenica mattina deve andare al mercato, no? No, al poligono. Stiamo scherzando o cosa? Stacchio, eroe della nazione, eh? C'è tantissimi telespettatori che comunque la considerano un eroe. La solidarietà che la ricevo anche adesso da tutta la tutta Italia. Da tutta Italia, sono sincero. Anche economica, perché io ho avuto anche un budget di soldi non indifferente, perché grazie al dottor Rebecca del Confcommercio di Vicenza, il quale adesso se rimarranno lì quei soldi lì, io una parte va destinata anche a quella signora di Tiene, che suo marito benzinaio è morto. Certo. È chiaro che il concetto, la beneficenza che faremo con la vendita dei libri da parte mia di Zancano, non vogliamo niente, ma andrà aiuto alle vittime della criminalità, beneficenza a fare qualche donato, no? Aiutiamo le vittime della criminalità. Questo fa parte del nostro concetto di vita e di pensiero, perché essere stati coinvolti in una cosa così e pensare alle persone che si trovano in queste, come la signora che si trovano in queste situazioni, a me mi ha rovinato la vita. Non sono più io, non sono più quello che è di prima. Basta. Bisogna provarle per credere a certe cose. I nostri politici, loro vivono in un altro mondo. Io mi ho fatto stamattina con un vostro collega del giornale di Vicenza, ci siamo fatti praticamente un'analisi, io dico anche enigmatica, di quello che è il sistema. Noi abbiamo ancora le leggi fasciste, viviamo in un mondo di democrazia e non ci accorgiamo che stiamo slittando in una dittatura democratica. Filo comunista, diciamo comunista, fascista, perché? Perché i podestà, le gerarchie che noi ci stiamo praticamente animando di queste persone, usano ancora le leggi fasciste. Ma almeno i fascisti di quel tempo educavano le nuove generazioni. La mafia li allontanava. Questi ci lasciano anche rubare i soldi dalle banche e va bene così, va bene così. Io dico, ma gli ignoranti di cittadini italiani, perché c'è una gran parte di italiani che sono ignoranti, poverini, e dicono solo, io non ci vado neanche più a votare perché io non ci credo più a questi. Ma non lo sanno, poverini, che è l'unico sistema per cambiare le cose. Si renderanno conto. Se no, io dico, abbiamo quello che ci meritiamo. Chiuso. Allora, molto chiaro, Stacchio, 50 anni fa c'erano più o meno 10 democrazie nel mondo, dopo la caduta del muro sono molte di più, ma per l'Islam solo
una Tunisia, capito? Oggi tra l'altro un altro fatto gravissimo alla stazione di Monaco di Baviera, un uomo che urlando all'Akbar ha coltellato 4 persone, 3 sono state ferite gravemente, 1 è morta. Marino Finozzi, allora riprendiamo da, un po' dal quadro che ha descritto, no? Stacchio, spesso giustamente, comprensibilmente Stacchio si sfoga contro un paese che non riesce a migliorare, se non altro ecco, anche sul versante della sicurezza, no? siamo sempre lì. C'è questo cane che si mossica la coda, la politica è in colpa... La magistratura che incolpa la politica, e quindi non riusciamo mai ad arrivare a un perché succede questo. La giunta regionale proprio una settimana fa ha stanziato 1.360.000 euro finanziando 31 progetti per quanto riguarda il controllo del territorio, quindi aiutare i sindaci, i comuni a controllare meglio il proprio territorio. Almeno facciamo questa azione preventiva in maniera tale che se passa qualche auto con qualche targa strana rubata da qualche altra parte d'Italia si registra immediatamente, insomma un po' di controllo del territorio facciamo. Avevamo fatto anche in bilancio un articolo che prevedeva un aiuto alle famiglie colpite dalla criminalità, però è successo che il governo ce l'ha impugnata. Quindi è una proposta di un bilancio regionale che dava una mano a coloro che sono stati colpiti da criminalità, che devono già fare i conti con situazioni psicofisiche che abbiamo sentito, devono anche affrontare dei tribunali e dei processi, almeno avessero questo tipo di sostegno. Ed è stata bloccata e bocciata dal governo centrale. Quello che io penso per quanto riguarda la sicurezza è che dobbiamo tornare all'origine, nel senso, la Lega da sempre propone che ci sia un controllo del territorio più vicino al cittadino, quindi più autonomia, più capacità di incidere in scelte locali. E guardavo qualche giorno fa la statistica dei paesi dove c'è il maggior livello di felicità che viene registrata attraverso i parametri. Beh, i primi 10 paesi, nessuno di questi supera i 35 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando di paesi piccoli da un punto di vista della popolazione. I primi 7 sono sotto gli 8 milioni di abitanti, metà sono sotto i 6 milioni di abitanti, quindi realtà molto simile al Veneto come dimensione e come popolazione. Perché? Perché c'è un controllo, una possibilità di incidere nella qualità della vita molto più reale, realistica, diceva prima Graziano. E il politico, io non mi sento tale, mi sento più un amministratore, e vive fuori dalla realtà del territorio, quindi non è in grado di avere la percezione di cosa il territorio cittadino ha bisogno. Quindi questa è la madre di tutte le soluzioni dei problemi che stiamo vivendo oggi, dai problemi sociali, problemi di lavoro, problemi di sicurezza, è che viviamo una dimensione troppo ampia per avere una risposta sul territorio. Italiani che subite ingiustizie, non dimenticatevi del grande Hermes, grandi Stacchio e Rovi, sms dal Friuli ne arrivano tantissimi, anche l'altra sera moltissimi dal Friuli Venezia Giulia. Allora Stacchio, Maurizio Conte, si riferiva poi alla malavita bancaria, cioè dice non ci sono soltanto quelli che assaltano le banche, adesso ci sono anche i colletti bianchi che fanno quello che è stato fatto a Bipop Vicenza, Veneto Banca. Dal punto di vista però, restando comunque sulla sicurezza, sui migranti, le frontiere che chiudono tutti, noi lasciamo ancora aperto, che contraccolpi elettorali ci possono essere? Cioè in altri paesi l'ultradestra è avanzata, no? Abbiamo visto anche in Austria, sconfitta dei socialdemocratici, si è dimesso addirittura il cancelliere Fliemann, travolto dalle polemiche sulla aprire e chiudere il Brenner, insomma è stato considerato un uomo non all'altezza della situazione. Sicuramente è facile appunto creare quello che può essere il disagio politico per avere il consenso. Abbiamo visto quello che è successo in Grecia quando Tsipras andava contro l'Europa, adesso sta facendo quello che l'Europa gli dice per salvarsi e gestire appunto e cercare di governare la Grecia.
e dall'altra parte sicuramente quella che è una destra europea sta appunto mettendo in forte luce quelle che sono reali difficoltà di mettere in atto una politica europea che dia veramente una risposta a quella che è il controllo delle frontiere europee, perché questa è la differenza. Possiamo iniziare a ripristinare le frontiere interne quando appunto non si riesce a fare una politica europea che dia veramente un segnale forte di controllo di quella che è l'entrata in Europa. Si parla appunto di governi forti, sicuramente la Turchia è un governo forte, una dittatura che quando appunto mette in atto certe azioni anche di repressione lo fa, ma quella dovrebbe entrare in Europa. Non so se questo è l'esempio di quello che vogliamo come appunto democrazia europea. Il problema è che stanno saltando i fondamentali di una società. È saltato la proprietà, il diritto di avere un'abitazione, perché ormai è tassata e paghiamo le tasse su quello che è un sacrificio che tutti hanno fatto, soprattutto qui in Veneto, per costruirsi una casa, per dare appunto un tetto alla propria famiglia. Sta saltando la questione appunto del risparmio, non c'è più sicurezza. Quello che ci hanno insegnato da piccoli, quando ci hanno consegnato il salvadanaio a scuola dicendo che questo è il tuo futuro, purtroppo abbiamo visto che è saltato perché il sistema, e qui non possiamo dar colpa purtroppo a Roma ladrone, qui è stato il sistema Veneto che ha fatto, che ha creato delinquenti, che hanno rubato nelle tasche dei veneti, e sono veneti, e questo è il problema. Allora è proprio su questo, parlando bene alla signora, forse quello che dobbiamo ripristinare è il diritto alla proprietà privata. Quello che è saltato per ideologie anche di sinistra che hanno messo in atto una delegittimazione della proprietà privata. Quando si permette ai non global di andare a occupare alloggi pubblici che dovrebbero essere destinati a chi ha diritto, vuol dire che qui è legittimato di andare contro quello che è la proprietà che può essere appunto pubblica, ma privata, perché abbiamo visto quanti alloggi anche di privati vengono occupati se magari l'anziana è stata ricoverata in casa di riposo. E allora su questo, sicuramente forse creare un territorio invalicabile dove io proprietario, io padre di famiglia, posso reagire per difendere la mia proprietà e difendere magari anche l'integrità della mia famiglia, dei miei familiari, può essere un segnale. Ma anche qua ricadiamo su quella che è l'ideologia, soprattutto politica, di scontro politico. Perché noi appunto abbiamo visto che l'Italia dei Valori ha presentato un progetto di legge sulla legittima difesa. E io ho assistito a forze politiche che rivogliono appunto la legittima difesa, dire non state andare a sottoscrivere quella legge perché l'ha presentata quelli là e ne presentiamo altre noi. Difatti la Lega domenica ha iniziato una raccolta firme di un altro progetto di legge, magari non so se è simile, non l'ho letto, ma è su questo che si sbaglia. Perché se l'obiettivo è quello di dare una risposta ai cittadini, non possiamo continuare, e questo purtroppo in Veneto succede molto spesso, perché la diversità ideologica supera quello che è l'obiettivo di dare una risposta ai cittadini. Si parla appunto di autonomia, di indipendenza, di maggior appunto potenzialità di un Veneto che vorrebbe dare più risposte ai suoi cittadini se magari riuscisse a gestire le risorse che vengono prodotte qua in maniera diversa, ma qua purtroppo da sinistra a destra al centro ognuno vuol fare la sua parte. Purtroppo così non si fa la parte di nessuno, perché non si arriva all'obiettivo. Forse appunto bisogna imparare magari a quei deputati siciliani che quando sono in Parlamento sono compatti e portano a casa i risultati. E questo è un salto di qualità che deve fare anche la politica in Veneto. Non possiamo appunto continuare a dire no, non andiamo a sostenere quell'iniziativa anche se fosse è giusta, perché l'ha fatta chi per me è l'avversario politico. No, noi dobbiamo dare risposte concrete a chi ha necessità, come appunto chi deve, ha affrontato appunto situazioni critiche per difendere o per aiutare qualcun altro.
Allora qui si insinua che non c'è quella promozione che bisognerebbe fare per mandare i cittadini a votare per questa, non è un referendum, è una legge che vuole, è una proposta di legge che cambierebbe, modificherebbe quella attuale. Ricordiamo tra l'altro anche il tabaccaio di Carezzola che non ha perso la vita, ricordiamo il fatto, nel senso che lui ha sparato anche lui ad un malvivente ed è stato poi condannato a un risarcimento che non sa come fare, perché non ha i soldi che gli consentano di fare questo risarcimento, che peraltro non vuole fare perché lo ritiene ovviamente ingiusto, no? Zancan. Poi sentiamo Mauro Armelau su questo, no? Cioè lei dice anche se c'è la richiesta di risarcimento uno ma non deve pagare niente, ma stiamo scherzando, ma cioè questi qua no, adesso cosa hanno i magistrati? Anche un tabulato, cioè un come si dice? Un listino per risarcire i delinquenti, se lasci la madre, la sorella, 200.000 euro una, 125 l'altra, cioè questo conto che gli hanno fatto sto povero Birolo, mi sembra che si chiama, cioè, Birolo, bravo. Cioè no, Birolo. Non basta che abbia già subito la disgrazia di aver ucciso uno, no, perché insomma a fin dei conti è un delinquente, però sempre una vita umana è, no? Cioè no, devi essere anche condannato a pagare anche il risarcimento di danni. Ma dico io, ma chi è che è la mente che mette in atto una roba del genere? Cioè, ma che segnale stanno mandando? Quello che dicevo prima, venite pure, che tanto ben mai che vada, cioè qualcosa in cambio per fare i delinquenti l'avete. Ma e la gente come noi, la gente che subisce dalla mattina alla sera, cioè chi è che pensa? Ma io vorrei mettermi sulla testa di un magistrato e pensare cosa, che tipo di valutazioni fa nel momento che arriva davanti un caso da genere, direttore? Ma questi qua si sono mai messi nei panni di chi ha subito una cosa del genere? Secondo me no. Non si preoccupano di capire perché quella persona ha reagito in quella maniera lì dentro casa sua. No, si preoccupano soltanto di andare a indennizzare e aiutare il delinquente. Ma cioè, no, ma quanto deve andare avanti con questa storia? Tanti sms anche stasera, Roberto Zancan, Graziano Stacchio, Carla De Conti, insomma tutti i nostri ospiti, Gio Formaggio, Finozzi, Conte, Marchetto e Mauro Armelau, che è tra esponente di una delle categorie più indignate, no? Perché la Polizia di Stato subisce una situazione che sta considerando insopportabile. Noi vediamo quasi quotidianamente ormai vanificato il nostro lavoro, appunto perché manca, qui al momento non è stato ancora citato, però altre sere avete già parlato della certezza della pena, che purtroppo in Italia in questo momento manca. Finché la polizia arresta le persone e queste persone, con il classico svuota carceri che adesso è stato alzato a 5 anni di condanna, devono essere rilasciate, chiaro che in galera non va più nessuno, la certezza della pena non c'è e il lavoro delle forze dell'ordine viene quotidianamente vanificato. Prima Zancan ha detto bene, ho dovuto chiudere l'attività, purtroppo, perché non trovo più la compagnia assicuratrice che mi assicura. Voi pensate che noi come Polizia di Stato, il nostro Ministero ha fatto ben due bandi a livello europeo per trovare la copertura per la tutela legale, diciamo, ecco, per la Polizia di Stato. Bene, questi due bandi sono andati deserti. Quindi nessuna compagnia assicuratrice europea, a livello europeo, si è messa lì a fare due conti, probabilmente o hanno dato pochi soldi per poter fare la copertura agli agenti, o anche le compagnie assicuratrici avranno detto, guarda, con le leggi che ci sono in Italia, com'è trattata la polizia dalla politica in Italia, da una parte politica in Italia, chiaramente non ci conviene assicurare un poliziotto, perché il poliziotto, quando si trova a fare il suo lavoro, il suo mestiere, e cagiona una lesione per caso a qualche delinquente, apriti cielo, il poliziotto si trova ovviamente querelato, indagato, e se per caso le cose vanno anche male, dopo aver fatto il proprio lavoro, si ritrova anche a dover risarcire con la causa civile, pagare a livello penale e anche poi a livello disciplinare, perché quando c'è una condanna il poliziotto dovrà essere sottoposto anche a un procedimento disciplinare, che ovviamente c'è il blocco del grado, magari pene pecuniarie, deplorazioni, o addirittura se c'è una condanna penale, il minimo è una sospensione di un mese dal servizio. Quindi poliziotti che non sono dei robot, ma sono esseri umani con le loro fragilità, tanto che la prima causa di morte nella polizia e nelle forze dell'ordine è il suicidio. E qui mi
allaccio un altro discorso quando diciamo che il direttore ha detto siamo indignati. Siamo indignati sì, perché poi troviamo un governo che ha deciso addirittura di risarcire quei delinquenti, quelli che erano stati arrestati, che erano stati nelle carceri sovraffollate, ha deciso di risarcirli anche con quei famosi 8 euro al giorno. Questa è un'altra vergogna italiana. E poi troviamo il governo a Roma che impugna un bel provvedimento che ha fatto la Regione del Veneto, che finalmente la Regione in questo caso si è veramente sostituita allo Stato, che ha fatto quel capitolo, diciamo, che serviva a poter pagare, diciamo, l'avvocato, la tutela legale e anche la copertura delle spese sanitarie per le forze dell'ordine, quindi parlo di carabinieri, polizia locale, ha deciso di impugnare perché secondo loro è illegittima, perché non è, diciamo, è imparziale nei confronti degli altri dipendenti pubblici. Allora, di fronte a questo, un operatore delle forze dell'ordine non è indignato, voglio essere educato, perché ovviamente con tanti telespettatori voglio comunque essere educato, però magari al bar, dopo con gli amici, userei sicuramente altri termini. Altra questione, si parla di legittima difesa, i cittadini, grazie anche a Zancan e Stacchio, stanno combattendo questa cosa. Io la vedo, al di là del buon proposito di Stacchio e Zancan, una sconfitta comunque per lo Stato, perché quando uno Stato non riesce a garantire quello che è un diritto di tutti i cittadini, quindi la sicurezza, è chiaro che comunque lo Stato in questo caso esce sconfitto, benché le forze dell'ordine facciano sempre il loro mestiere. Noi diciamo da sempre, voi parlate di legittima difesa per potervi difendere nella vostra abitazione, e noi stiamo combattendo da anni per poter avere strumenti idonei a poter fare bene il nostro lavoro. Noi vogliamo azzerare i corpi a corpi tra forze dell'ordine e persone fermate. Abbiamo chiesto la pistola elettrica, si è alzata una parte politica, noi diciamo della politica, il partito dell'antipolizia, si è alzata la parte politica, no, siete fascisti, il taser, la gente malata di cuore. Abbiamo chiesto lo spray antiaggressione, il peperoncino, che è in libera vendita, noi non possiamo, le volanti nostre non ce l'hanno, è in dotazione in qualche reparto, in via sperimentale. Ma cosa c'è da sperimentare? Noi abbiamo visto come sono andati a finire certi casi, non voglio nemmeno nominarli, che ci sono stati condannati colleghi a risarcire, a pagare a livello penale sospensioni e adesso ancora perseguitati da una parte politica. E poi si è visto anche al Brennero questi delinquenti, questi bravi ragazzi, pacifisti, bravi poveretti, che escono dalla stazione del Brennero. Come prima cosa non si sono diretti verso l'Austria, verso il confine, perché se ne sono guardati bene, perché sanno che un metro di là di quel confine la storia cambia. Ecco, in Italia sono rimasti, hanno aggredito sistematicamente il reparto mobile di Padova, che era lì in servizio. Loro sono usciti dalla stazione, oltre ad averla devastata, hanno attaccato solo la polizia di Stato, solo le forze dell'ordine, e per questo abbiamo fatto una richiesta di proposte di legge l'anno scorso, mandata a tutti i parlamentari, di inserire nel nostro codice penale, nel nostro ordinamento, il reato di terrorismo di piazza, perché questi sono delinquenti e ci vuole tolleranza zero completamente. Non ci deve essere nessuna pietà contro questa gente, al di là del menare o no. Io li arresto, devono stare in galera. C'è un carcere Rovigo che è nuovo, chiuso da tempo, con 400 posti. I delinquenti stranieri devono andare al loro paese e scontare la pena. Non dobbiamo mantenerli anche in carcere. La questione profughi poi. Ci sarà anche tanta povera gente che scappa dalle guerre. Però non mi possono venire a dire che i marocchini scappano dalla guerra, non mi possono venire a dire che i nigeriani scappano dalla guerra. Questi dobbiamo spendere soldi, andare a prenderli, li manteniamo in Italia, spendiamo soldi in Italia, costa a livello di giustizia perché poi fanno i ricorsi. Quando questi prendono l'espulsione non se ne vanno dal territorio italiano, quando c'era fatta l'espulsione in maniera coattiva, diciamo, dovranno essere imbarcati sull'aereo, l'Italia spenderà soldi per pagare il biglietto dell'aereo, ma quante volte, quanti soldi dobbiamo spendere noi in Italia? E le forze dell'ordine poi vedono che lo Stato si prodiga immediatamente a restaurare caserme per ospitare i profughi, per dare una collocazione dignitosa, e i nostri uffici fanno schifo. È questa la vergogna. Indignati, ripeto, direttore, è una parola troppo educata, sì, in questo momento. Esatto, cioè, è un eufemismo. Sto lottando anch'io
contro la procura, finanzieri che mi chiedevano il pizzo, questa è un'accusa gravissima, è incredibile, io non ho ceduto e se devono far morire molti di loro verranno con me, teniamo duro. Una cosa, sì. No, prima avete nominato Franco Birolo, sì. E mi riallaccio alle parole del vescovo di Chioggia, Monsignor Tessarolo, che è stato anche criticato, lui ha detto rispetto alle sentenze, ma chiedo, voglio chiedere alla tabaccaia di valore all'interno della sua tabaccheria quanto ci sarà? Ma a me hanno sempre portato via solo ed esclusivamente soldi. No, ma in totale, se ha fatto un conto, adesso cosa potrebbe avere di valore? 30-40 mila euro? Sì, non c'è niente di grande. Quel Birolo poteva rimanere a letto, era meglio che rimaneva a letto con la sua famiglia, che lasciasse lavorare tranquillamente i ladri, i delinquenti. Esatto. Aveva un danno di 40 mila euro, ma adesso ha un danno di 325 mila euro. Cioè. Ripeto, rispettiamo le sentenze, però il vescovo ha voluto mettere questa... ha fatto questo confronto, era meglio star fermo, sì, aveva 40.000 euro di danni ma non aveva adesso da spendere 325.000 euro. Sì, qua sì. Se rispettiamo le sentenze dobbiamo fare a meno di lavorare, perché ci svegliamo al mattino, ho una bottega anch'io a casa, ci svegliamo al mattino per sfamare le nostre famiglie, per qua non si tratta più se uno ha una bottega diventa miliardario, no? Uno lavora per sopravvivere, benissimo, condivido appieno quello che ha detto anche le virgole. Allora io sto perdendo la speranza e quindi mi incazzo sempre di più, perché abbiamo fatto la festa della sicurezza un anno fa esatto in Campo Marzo, ricordo, uno dei giardini più belli del Veneto, nel cuore di Vicenza, terza Confindustria d'Italia, quindi un paese ricchissimo, in mano a balordi, prostitute, drogati, gente che ti porta via la borsa. E non più tardi di un mese e mezzo fa, durante un arresto, che ho visto io che portavano via uno diversamente bianco, perché se li chiamo colorati prendo un altro avviso di garanzia, e gli diceva al poliziotto, io ti denuncio, ma stiamo scherzando? Uno che arriva qua col barcone, fa spacciatore, e va dalla polizia, gli dice io ti denuncio, quando che la polizia rappresenta lo Stato, tu devi avere un rispetto per una divisa che deve essere più grande di te. E purtroppo il rispetto per la divisa e per lo Stato oggi non c'è più. E allora non voglio neanche che lo Stato mi imponga di non difendermi, non difendere la mia famiglia e di non difendermi la mia attività. Basta, non è più possibile andare avanti così. Quindi avete tutta la mia più grande Grazie. Solidarietà. Allora, il garantismo è diventato unica virtù politica per l'onestà. Lasciano libertà di coscienza come se rubare fosse una scelta democratica. Caronte vi aspetta. Allora, Giorgio Marchetto del Movimento 5 Stelle. Sì, direttore, io credo che i telespettatori questa sera siano un po' disorientati, perché se guardiamo bene non sono state date soluzioni questa sera. Allora, io che sono un libero professionista, chi è un operaio che paga le tasse, il cittadino deve sentirsi difeso. Allora a un certo punto io dico, siamo costretti a armarci in casa, a dover farci la pensione integrativa, perché la pensione ormai a noi giovani non ci sarà nemmeno quando andremo in pensione. Siamo costretti ad assicurarsi per le cure mediche. Allora io mi chiedo, ma le tasse per cosa le paghiamo? Le tasse per cosa le pagate? A questo punto io credo che sia arrivato il momento di dire: chi ci ha amministrato fino ad oggi? Punto di domanda. Chi ha avuto come proprio rappresentante del proprio partito titolare del Ministero dell'Interno, titolare del Ministero della Difesa, titolare del Ministero della Salute? Chi li ha avuti questi ministeri? E come ci hanno ridotto? Allora io dico, signori, a questo punto io non mi sento di condannare Stacchio e compagni, perché si sono legittimamente difesi. Ma questa è una situazione proprio ormai di allarme. Non è possibile, io abito a Trebaseleghe, non è possibile che di notte, se c'è un'emergenza, i carabinieri debbano partire da Cittadella. Cioè, in alcuni casi ho dovuto anch'io chiamare per reati ambientali i carabinieri e loro mi hanno detto, guarda che ci impieghiamo 40 minuti ad arrivare, dobbiamo proprio venire. Ma questo, cittadini, è quello che voi volete? O volete le caserme aperte 24 ore su 24 e in due minuti i carabinieri sono a casa vostra? O volete i carabinieri e la polizia armati, professionisti contro i ladri? O volete le pene veramente severe e che vengano fatte rispettare? O volete vedere i ladri in galera? Ma i ladri non sono solo chi va a rubare in casa, anche chi ruba come politico va messo in galera. Non deve essere a piede libero
e andare a fare proseliti per strada. Allora io dico che noi come Movimento 5 Stelle ci indigniamo a vedere i sondaggi. Ieri c'era qualche mio collega che era felice perché abbiamo superato il PD. No, io sono triste perché c'è ancora troppo gente che non ha capito che se l'acqua di questo paese, di questa Italia è torbida, l'unico mezzo è quello di renderla pura immettendo acqua nuova. E chi può garantire l'acqua acqua nuova? Chi non ha mai avuto a che fare con certa gente, con certe istituzioni, e chi si pone in prima persona, rischia in prima persona la propria professione e trascura la propria famiglia perché è stanco di rimanere a guardare e vuole dare un'aspettativa migliore a proprio figlio, ai propri amici e soprattutto ai propri cittadini. Poi è inutile dire indignarsi se, no, se la situazione è questa anche dal punto di vista dell'immigrazione. Io sono favorevole ai muri. Sì, sono favorevole, ma se mettiamo le porte sui muri, tutti abbiamo una casa, è fatta di muri, io sono architetto, costruisco muri, ma non sono prigioni, ci sono le porte, va rispettato il passaggio attraverso le porte dei muri. Allora se l'Austria mette il muro e c'è la porta e controlla chi passa, per me va bene, io non ho nessun problema se mi controllano quando passo, perché io sono pulito, non è un muro, è un controllo. Allora bisogna molto stare attenti a non fare populismi, quello è un muro. Loro dal punto di vista mediatico hanno detto, se noi diciamo che di qui non si passa, no, per dirla in parole semplici, questi non partono, non arrivano fino da noi, no, si fermano prima. È lo stesso sistema della rotta balcanica. Come mai si è fermata? Perché una volta che tu sei in Grecia e parti, sei in Turchia e vuoi partire per la Grecia rischiando di affogare, sai che c'è un muro in Macedonia, chi te lo fa fare ritornare sapendo che ti rimandano indietro? Invece noi diciamo avanti, c'è posto per tutti. Allora prima di sentire Alessandra Moretti sulle unioni civili, c'è uno scontro, una bagarre tremenda oggi in Parlamento in vista del voto di fiducia di domani. Vediamo un servizio da Padova su un'altra polemica sui terreni resi edificabili per le case dei Rom. Vediamo. È arrivato il via libera del Consiglio Comunale alla variante urbanistica che permetterà a 7 aree della città di diventare edificabili. 7 terreni di proprietà di alcune comunità di nomadi che avranno così la possibilità di costruirsi una casa e regolarizzare la loro posizione. Abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano. Perché se appartengono ai terreni allora è del diritto di ognuno di costruirsi una casa. Anzi, credo che migliorino le condizioni igieniche e sanitarie di quei posti. Ma che diciamo, non ci dobbiamo dimenticare che anche noi e i nostri nonni hanno emigrato e si sono fatti una posizione all'estero. E come anche loro, secondo me, hanno il diritto, se vengono in Italia e stanno in Italia, hanno diritto di farsi una, di rifarsi una vita. Per me, se sono loro, è giusto che ce le costruiscano, visto che vivono qua in Italia. Perché no? Sì, io direi di sì. Se i terreni sono loro, perché mai non far costruire? E piuttosto che vanno in giro, è meglio che si facciano sulle loro proprietà, pagandosi naturalmente però, non che paga il popolo. Allora, buonasera ad Alessandra Moretti, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Grazie per essere stata disponibile per questo collegamento. Grazie a voi, buonasera a tutti gli ospiti. Allora, Alessandra Moretti, noi abbiamo, se ci ha seguito avrà visto che abbiamo parlato finora di legittima difesa, eccesso colposo di legittima difesa, le polemiche, eccetera. Però volevo con lei parlare del fatto, di quello che è effettivamente il fatto del giorno, e cioè lo scontro politico sulle unioni civili, perché il Presidente del Consiglio Matteo Renzi l'aveva annunciato proprio da Fazio, aveva anche annunciato la nomina del nuovo Ministro per lo Sviluppo Economico, da Fazio aveva detto ci sarà entro la settimana la fiducia e domani si vota. Ecco, su questo ovviamente una sua opinione e capire anche quali sono i termini del confronto, su cosa si stanno scontrando i partiti della maggioranza e dell'opposizione? Beh, sicuramente noi abbiamo una legislazione assolutamente carente e retrograda rispetto all'Europa e rispetto anche a quello che l'Europa ci dice in materia di diritti civili. Tenga conto che noi siamo in ritardo di almeno 27 anni rispetto alle legislazioni dei paesi stranieri in tema appunto di unioni civili.
Sulle unioni civili il nostro Parlamento ha avviato ormai da mesi una discussione importante, in particolare al Senato, dove tutti i gruppi parlamentari hanno avuto modo di confrontarsi, di dare il proprio contributo e di scrivere una nuova legge che riconosca appunto anche alle coppie omosessuali diritti civili come l'unione civile, il cognome, la coabitazione, alcuni obblighi, il regime patrimoniale, insomma tante questioni legate anche alle pensioni, all'eredità, insomma una disciplina molto complessa. Alla luce di questo ritardo, ma soprattutto alla luce del fatto che c'è appunto la necessità di dare risposte a centinaia e migliaia di famiglie, il governo appunto oggi ha dichiarato, attraverso le parole della ministro Boschi, di voler mettere la fiducia e quindi domani ovviamente il Parlamento inizierà a votare la fiducia. Ecco, senta... È ovvio che su questo è nata legittimamente, a mio avviso, una polemica molto forte tra i gruppi, soprattutto quelli di opposizione, ma come sempre appunto poi la maggioranza si assume la responsabilità di decidere anche per la minoranza. Senta, Alessandro Moretti, la durissima è stata la protesta di Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega in Senato, che ha detto: siete servi della greba, votate così, volete le unioni civili perché così sarete rieletti, no? Come dire, pagate un tributo a Matteo Renzi, che se non vi comportate bene su questo o su altro potrebbe escludervi dal prossimo Parlamento, che ricordiamo, se passa la riforma del Senato, ci sarà una sola Camera, l'altra sarà formata da consiglieri regionali e da sindaci, no? Quindi l'accusa è: si stringe, diminuisce il numero dei posti, allora tutti vengono messi in riga. È così secondo lei? Ma guardi, l'istituto della fiducia è sempre stato utilizzato da tutti i governi. Lei pensi che noi ne stiamo discutendo proprio in Consiglio regionale perché lo stesso Zaia vuole mettere e quindi la fiducia sui provvedimenti. Quindi anche nel Consiglio regionale Veneto, visto che la maggioranza poi ha deciso di votarla, noi a breve avremo la possibilità, cioè la maggioranza avrà la possibilità di porre la fiducia su alcune questioni. Quindi sulla fiducia credo che sia un istituto presente nei regolamenti parlamentari, quindi su questo penso che ci sia poco da discutere. Legittimo invece è il confronto. Guardi, io credo che se passa la riforma costituzionale di ottobre sicuramente ci sarà un taglio radicale del numero dei parlamentari e dei politici e quindi senz'altro un po' tutti adesso sono in fibrillazione e cercano, come dire, di assicurarsi la candidatura. Ma mi fa un po' ridere che questa critica venga rivolta al PD, dove ben sapete, e gli ospiti di studio lo sanno, dove la discussione interna è molto accesa e anche in questi giorni lo abbiamo dimostrato, nel senso che noi abbiamo all'interno del nostro partito molte correnti, molte fazioni e c'è addirittura anche un pezzo del mio partito che critica aspramente anche le riforme costituzionali. Però guardi, io credo che la cosa fondamentale sia questa da dire: noi con questa norma sulle unioni civili riusciamo davvero a comporre una forte discriminazione che ancora oggi c'è. E riconoscere alle persone, magari, che la legge tra l'altro sulle unioni civili non riguarda soltanto gli omosessuali ma estende norme anche per le coppie di fatto eterosessuali, e io credo che questo sia comunque un riconoscimento importante che dà la possibilità a queste persone di godere di alcuni diritti fino adesso negati. Pensiamo ad esempio al tema delle pensioni, dell'eredità, del trattamento di fine rapporto, pensiamo al regime patrimoniale, pensiamo all'obbligo e al dovere che le parti sono tenute all'assistenza morale e materiale anche in caso di malattia, di ricovero ospedaliero. Ecco, io credo che sono tutti diritti riconosciuti già alle coppie eterosessuali che andavano estese anche a quelle che hanno un altro, diciamo, orientamento. Grazie. Alessandro Moretti, consigliere regionale, capogruppo del Partito Democratico in Regione Veneto. L'aspettiamo in studio quanto prima, appena le sarà possibile. Grazie, direttore. Un saluto grazie. A tutti. Grazie molte. Grazie. Arrivederci. Buon lavoro. Allora, mi sembrava di aver letto che però non hanno l'obbligo alla fedeltà loro, no? Sì, è vero. Vero? Sì, sì.
È vero, quindi sì, non è proprio c'è stata una polemica su questo, no? E doveri. Sì, questo è un aspetto che ha suscitato molte comunque c'erano cose più importanti in Parlamento da fare, secondo me. Quindi... Allora, ecco, sentiamo Carla De Conti, che è l'unica rappresentante del gentil sesso, così si chiamava una volta, adesso gentil le donne sono gentili, ma sono anche molto armate nel suo caso, no? Ecco, lei si è fatto un'idea delle unioni civili, ritiene che sia giusto dare diritti, così non, diceva Sandra Moretti, non solo le coppie omosessuali, ma le coppie di fatto, poi c'è anche il capitolo dei disabili, del dopo di noi, insomma ci sono tanti aspetti che... Sono troppi aspetti da prendere tutti insieme, andrebbero messi in piani diversi e... io ho la mia idea, penso che delle coppie di fatto, che sono veramente coppie, però se già parliamo che non c'è l'obbligo della fedeltà, non è una vera coppia, non è come se fosse un matrimonio, gli manca solo la firma, perché sono due cose completamente diverse, vuol dire stare insieme nel momento in cui c'è da beneficiare di qualche cosa, si dà il beneficio a chi rimane, deve essere una cosa che comunque, se io ho un compagno da tanti anni, il mio compagno mi viene a mancare, io gli sono stata vicina, devo avere la possibilità di essergli vicina come se fossi la sua compagna effettiva, come se fosse sua moglie, però non vorrei che fosse solo un discorso economico, perché se torniamo sempre solo a parlare di discorsi economici si perde di vista quello che è il discorso affettivo, però secondo me ci sono cose un po' più importanti da trattare che non questo discorso qua, perché io sono ancora un po' all'antica, penso quello che il matrimonio sia una cosa fondamentale per una coppia e quando veramente ti vuoi impegnare con una persona ti sposi, ti fai una famiglia, per me la famiglia è un marito, una moglie e dei figli con il sacramento del matrimonio, la fedeltà che poi vabbè può venire a mancare, nessuno dice che la fedeltà deve essere, si può sbagliare nella vita e queste sono le coppie di una volta, rimanevano insieme, sbagliavano, lottavano, litigavano, facevano pace, tornavano insieme, ma stavano uniti per l'amore della famiglia e dei figli. Allora, grazie. Signora De Conti, inviti Renzi, Zancane e quel signore della polizia. Vabbè, non è che Renzi lo chiama e dice scusa, vengo dopo domani. Può darsi che venga, poi invece in realtà, essendo un televisivo, può darsi che venga anche qua nel giro di poche ore, perché non è detto. Ci proviamo. Allora, Maurizio Conte, durissima la reazione della Chiesa su questa vicenda delle unioni civili. Il capo dei Vescovi, Monsignor Galantino, ha detto siamo veramente allibiti, ovviamente si riferiva anche al pontefice. Allora, bisogna distinguere tra quelli che sono diritti civili, che sicuramente vanno oltre a quello che può essere lo stato appunto riconosciuto di famiglia, che anche secondo me è ben definita sulla base appunto di un uomo, di una donna, di quella che può essere anche, se si crede alla religione, a un sacramento o appunto un riconoscimento comunque dello Stato di quello che è il matrimonio. E sicuramente però appunto nell'evoluzione di quella che è anche la società, certi diritti, soprattutto anche di quello che può essere un rapporto non appunto riconosciuto con un atto formale, può essere in qualche maniera appunto elemento di discussione e anche di evoluzione di quelli che sono appunto i riconoscimenti da parte dello Stato. Certamente qui si gioca su quello che invece sono dei principi che sicuramente la Chiesa, la religione cattolica ritiene fondamentali per il mantenimento anche di quelli che sono dei crismi legati alla società, dei crismi che sono ancora fondamento e che sono stato fondamento anche di quella che è stata un'evoluzione della nostra società, sia a livello economico, perché la famiglia ha sempre rappresentato un elemento di aggregazione. Qui invece si vuole magari andare più che altro allo scontro, lo scontro ideologico, che è sempre brutto nei confronti di chi invece crede che forse appunto un'evoluzione di un certo tipo può mettere in campo dei principi, ma che sicuramente non deve ledere quelli che sono invece i fondamenti importanti della nostra società. Ma questo va forse, dimostra quello che è anche la mancanza della politica, di una politica che non riesce a dare risposte che non siano ideologiche rispetto a reali problemi legati appunto alla convivenza, rispetto anche a tutto il resto,
ha principi che devono dimostrare che la proprietà privata è un diritto e non può essere appunto delegittimata da norme che magari sono appunto, che guardano più all'ideologia rispetto al resto, a quelli che sono dei principi. L'Europa al suo interno dello statuto ha riconosciuto delle radici cristiane. Questo sta saltando perché se noi porteremo dentro la Turchia, questo elemento che ha sempre creato un'unione di obiettivi di un certo tipo democratici, va contro anche il sistema democratico europeo, di quelli che sono dei principi dei paesi europei, perché appunto non ci riconosciamo sicuramente in certi principi legati all'Islam o a certe appunto dittature che non hanno sicuramente la democrazia nostra. E quindi su questo che noi dobbiamo capire effettivamente se la politica riesce a dare delle risposte, altrimenti si andrà a accentuare sempre di più quello che è lo scontro ideologico, magari poi anche scontro legato a quelli che sono appunto credi legati a delle religioni e a dei principi. Allora, tantissimi sms sempre sulla sicurezza, hanno paura che il taser sia usato, quella pistola elettrica di cui parlava Armella, sia usato a sproposito dalla polizia come in America. Presidente Finozzi, prima di tornare da Stacchio, Zancan, sì, dalla signora De Conti, da Gio Formaggio, anche da Marchetto, ovviamente da Ormelao, c'era un sms sull'autonomia, no? Election Day in novembre, quando ci sarà la riforma del Senato, Zaia ha proposto questo referendum su cui punta moltissimo, spera che ci sia un risultato plebiscitario per dare un segnale al governo. Cosa succederà di qui ad ottobre quando si svolgerà questo referendum? Innanzitutto purtroppo non avremo Election Day perché il governo ci ha fatto già sapere che i due quesiti referendari sono l'uno in antitesi all'altro e quindi è impossibile metterli assieme e poterli votare nella stessa data. Ah, quindi mi era sfuggito. Purtroppo abbiamo già questo segnale che non sarà possibile e quindi ci obbligheranno a farlo in una data diversa, obbligandoci anche a investire delle risorse che avremmo preferito. Quindi quei famosi 14 milioni che sarebbero stati due se ci fosse stato... Certo, sarebbe stato solo il costo della stampa delle schede in pratica, certo, perché il resto del costo era già a carico, certo, del referendum nazionale di conferma della modifica costituzionale. E è nostra intenzione di proporre una data antecedente alla data del referendum sulla Costituzione, perché farlo dopo vorrebbe dire depotenziare molto la possibilità di avere nuove competenze e maggiore autonomia in Veneto, perché ricordo che il referendum, la modifica costituzionale prevede un accentramento di poteri molto forte, verranno tolto alle regioni molte competenze che oggi invece sono a nostro carico e quindi la trattativa sarebbe monca farla successivamente a quella data. L'autonomia sicuramente è un passaggio forte, è la prima volta da quando il Veneto è forzatamente entrato a far parte del Regno d'Italia, che i veneti verranno chiamati ad esprimere una loro opinione sul fatto dell'autonomia che oggi molto scarsa vive questa regione. Quindi è un passaggio storico fondamentale. Quindi invito tutti i veneti, a prescindere dall'appartenenza politica, non stiamo parlando di una battaglia leghista, stiamo parlando di una battaglia del Veneto contro uno Stato centralista. Quindi ogni veneto dovrebbe sentirsi parte di questa occasione e che se falliremo questa non ce ne saranno altre. Per i duri e puri, per gli indipendentisti, sembra che la proposta autonomistica sia leggera, ma io ricordo che l'idea indipendentista in Veneto è un'idea molto giovane rispetto ad altre realtà come la Scozia, come la Catalunya, dove da 100 anni sta parlando di indipendenza. La Liga Veneta stessa, quando nasce, io ho avuto la fortuna di farne parte ancora i primi anni, nasce come forza che chiedeva maggiore autonomia, quindi la Liga Veneta non è mai stata indipendentista. Quando poi la Liga Veneta diventa Lega Nord, aggregando tutte le leghe che esistevano nel nord Italia, nasce anche l'idea della Padania libera e indipendente. Da qualche anno si parla invece di un Veneto indipendente. Io, se potessi, sarei molto più vicino, no, se potessi, io lo sono molto più vicino all'idea indipendentista, ma oggi da un punto di vista politico è impensabile di poter fare immediatamente un passo così forte da una realtà
come quella in cui viviamo a una realtà indipendente. Quindi il passaggio è graduale, il primo passaggio di maggiore autonomia, già avrà un livello di autonomia su cui noi facciamo riferimento simile a quella del Trentino Alto Adige, credo sarebbe un importantissimo passo avanti per la realtà veneta. Dopodiché possiamo pensare anche a passaggi successivi. Quindi tranquillizzo a tutti i dipendentisti veneti che comunque il passaggio verso l'indipendenza passa attraverso una forte autonomia. Per gradi, quindi. Per ripatriare i profughi, consiglio al governo a usare l'Air One di solito si scrive, l'Air One di Renzi, almeno Veneto, se sono stati in Veneto, sì, è iscritto in Veneto? Sì. Almeno sono stati spesi dei soldi, usiamolo, potrebbe costare di arrivare, ha ragione Formaggio, ha ragione. Allora, non è così. Allora, prima di tornare da Graziano Stacchio e da Roberto Zancan, vediamo, parliamo spesso di rapine, di colpi in banca, furti in appartamento, e ci sono anche i colpi negli asili, è successo a Treviso. È diventato pericoloso anche andare a portare i bimbi all'asilo nei piccoli paesi della tranquilla periferia. Ha rischiato fratture varie e chissà cos'altro durante la colluttazione con il rapinatore, una nonnina rimasta nell'auto in attesa che la figlia accompagnasse la nipotina alla materna. E un papà coraggioso per poco non veniva falciato in uno sventato scontro frontale con il rapinatore, un giostraio cinquantenne. La scena davanti agli occhi inorriditi dei piccoli dell'asilo che stavano entrando in classe. Un cittadino che ha assistito all'evento criminoso, un furto con uno strappo avvenuto nelle prossimità di un asilo, e ha inseguito il malvivente per qualche chilometro. Ha dato le necessarie indicazioni alle nostre pattuglie che poi sono intervenute. Una storia di poco roccambolesca è accaduta a Villarazzo, frazione silenziosa di Castelfranco, dove il giostraio, con residenza presso il comune di Pederobba, ma di fatto domiciliato al campo nomadi di San Martino di Lupari, nel Padovano, durante l'inseguimento ha pensato bene di chiamare il figlio perché a sua volta avvisasse i carabinieri per informarli del fatto che gli era stata rubata l'auto, la Punto grigia sulle cui tracce militari si stavano già avvicinando. Il finto furto come alibi per dimostrare una volta preso che non era stato lui l'autore né della rapina né di tutti gli altri reati e infrazioni commessi. Quello che indica anche una professionalità è il fatto che, vistisi scoperti, hanno subito adottato delle contromisure, tutto il nucleo familiare dell'arrestato, per creare una versione falsa degli eventi. Il giostraio è stato arrestato e, sebbene domiciliari, si trova in roulotte con tanto di braccialetto elettronico. Il figlio con la fidanzata sono stati denunciati per simulazione di reato. Servizio di Anna Maria Parisi. Allora, Graziano Stacchio e Roberto Zancan, protagonisti di quella tragica vicenda di Ponte di Nanto, che cosa ha chiesto la famiglia del nomade che ha perso la vita? Cioè, avete richieste di risarcimento? Che cosa è successo da questo punto di vista? Non penso proprio, perché guardi, è una cosa che me la tengo per me, ma sulle investigazioni ci sono cose che è meglio tenerle lì. Lasciar perdere. Sì, perché ci sono anche dei minori dietro e umanamente e cristianamente non sì. Lasciamo perdere. Comunque, diciamo, dal punto di vista processuale non ci sarà, quindi non è stata intentata una causa. Cioè ma penso proprio che sarà l'ultima cosa. Per il momento non c'è questo. Il legale della vedova lì, del delinquente morto, ha detto che lui si rifiuta di fare opposizione. Dopo, è vero o non è vero, non lo sappiamo. Io mi auguro che se la mettano via, perché dove vogliono andare. E comunque, anche se ci fosse un risarcimento danni che vorressero chiedere, che si facciano avanti, che vediamo. Si facciano poi avanti, che vediamo cosa succede. I carabinieri non arrivano mai prima dei ladri. Sarebbe... io conosco un cronista bravissimo che arriva lui prima lui ha uno scanner che molti giornalisti usano, sentono le conversazioni. I carabinieri ovviamente sanno che alcuni giornalisti di Nera dispongono di questo apparecchio. Lui di notte, magari a letto con la moglie, si alza e arriva prima dell'ambulanza dei carabinieri perché sente che c'è stato un delitto, una rapina o qualche fatto di Nera. Questo fa parte anche del nostro mestiere. Se il PD si applicasse come si applica per le coppie di fatto anche nei confronti dei nostri poveri cittadini italiani, avrebbero più visibilità. Tony da
da Carré. Qualcuno vi ha, quando siete andati in televisione, avete avuto molti confronti nei talk anche nazionali, vi è mai stato rivolta l'accusa di far leva su alcune istanze politiche, vi hanno accusato magari di far parte di un partito piuttosto che di un altro? Che cosa è successo? No, perché io anche Zancan non siamo mai stati allineati a un movimento politico e di conseguenza ci hanno sempre rispettati. Noi le nostre opinioni le abbiamo messe così sul piatto come sono, anche adesso, perché con tutto questo cran cran e manipolazioni che c'è, perché è una moda anche adesso lì le coppie di fatto, ma è tutto un business oggi, perché abbiamo ambientalisti, protezionisti, animalisti, ecologisti, che è diventato una moda. Adesso non c'è da credere più a niente, perché io mi rimetto ancora al discorso della magistratura, che l'hanno messa in difficoltà anche loro, perché sui casi che è successo a Brennero c'erano dai 6 mesi ai 12 anni di reclusione, sì. Ieri liberi tutti. Allora lì io penso che anche la magistratura sia sotto scacco dei politici. È tutto un insieme, tutto un insieme. Io non ho parole. Astacchio, che sì, porta con orgoglio quella spilletta che ha degli alpini. Sì. Dico, quando ci sono gli alpini, che ci sono 300 a 1000 penne nere nelle varie città d'Italia, non succede nulla. Io sono questi arrivano in 500 e devastano il confine del Brennero. Bisogna prenderli e spaccarli. Allora, non è possibile, esatto. Ha capito il discorso. Quindi nessuno dice che non possono manifestare la loro rabbia, il loro dissenso, non cambia niente. Ma il fatto di manifestare, essere autorizzati a devastare e a scagliarsi contro le forze dell'ordine, cioè questi devono essere presi tutti. Sì, ma per un anno e mezzo stai dentro e vediamo la prossima volta cosa fai, cosa combini. Questo deve succedere in Italia, se no continueranno. Alfano ci dice: cerchiamo di non avere il contatto fisico, perché se no ci sono poliziotti feriti. Ma i poliziotti feriti sono stati 18, non c'è stato contatto fisico o pochissimo, e le abbiamo solo prese. Ma uno Stato può continuare a prenderle da questi delinquenti? Assolutamente no. Sì, abbiamo dedicato, anzi hanno dedicato, una stanza al Senato a quel bastardo, perché metto bastardo, di Giuliani, che ha attaccato il carabiniere e per fortuna è morto, dico per fortuna, perché quelle persone lì stanno bene distese, e mi chiedo se un governo normale avrebbe mai dedicato una roba così, in un posto importante come quello, a un delinquente, perché quello era un delinquente. No, l'hanno quelle persone, esatto, il carabiniere è finito non si sa dove, e andiamo a pontificare un delinquente che sta bene dov'è. Giustamente, e al governo, poi a Roma, al Parlamento, si è discusso molto anche, e qua devo fare anche una critica in parte al Movimento 5 Stelle, oltre che a SEL, che si stava discutendo la questione di mettere il numero identificativo sui caschi, come se il fatto di identificare come i poliziotti fossero loro. No, perché sembra quasi che i poliziotti, i carabinieri, sono loro che vanno in piazza a creare disordini. No? Allora, quindi dobbiamo identificare i poliziotti. Polizia ferma. Quando parliamo di partito dell'antipolizia, c'è un motivo. Cioè, quindi non è possibile che un parlamentare si prodighi, si impegni anche per cercare di portare a compimento questa cosa che è una schifezza, il fatto di voler identificare la polizia. Il numero di reparto si può mettere tutti quanti, ma dalle altre parti c'è, no, c'è solo il numero di reparto. Lì l'identificativo voleva dire che il numero, che ne so, 2777 corrisponde a Mauro Armelao. Quello è, qualsiasi persona si inventa di essere stata menata nascosta dietro un furgone, dietro una fermata del pullman, come è successo a Padova, e per fortuna c'erano le telecamere che hanno dimostrato che i poliziotti non hanno nemmeno toccato quel ragazzo, per fortuna, perché sennò si trovavano indagati, e rogne su rogne, spese su spese. E proprio ieri sera ero a Oderzo a un convegno sulla sicurezza, e sta partendo un progetto proprio da un avvocato di Oderzo, che ha detto: noi ci vogliamo mettere insieme in provincia di Treviso e difendere i poliziotti in maniera gratuita, difendere le forze dell'ordine in maniera gratuita. Bravissimi. Giorgio Marchetto, sentiamo. Sì, non so che film di fantascienza stiate parlando, cioè qua ognuno deve fare il proprio dovere. Cioè,
Noi del Movimento 5 Stelle cosa possiamo fare? Ma cosa possiamo fare? Non siamo mica al governo, sapete. Voi dovete prenderla con chi è al governo senza essere stato votato. Ma se il governo propone una cosa, il Movimento 5 Stelle appoggia in parte il voler mettere il numero identificativo sulle forze dell'ordine, noi sapremo bene chi sono queste persone, no? Le leggiamo le cose che passano allora, al Parlamento. Se andiamo sul particolare, potrei scrivere un romanzo che non finisce mai su tutto quello che non va. Quindi io non estrapolerei una cosa che poi alla fine bisogna vedere come è stata riportata, come è stata interpretata. Naturalmente le forze dell'ordine non lo dicono, ma gran parte delle forze dell'ordine sono contro questo governo e appoggiano il Movimento 5 Stelle. Quindi anche guardi, loro ci sono, si stanno... quasi 9.000 poliziotti iscritti al SILP per la CGIL. Ma questo ognuno è libero di iscriversi a chi vuole, naturalmente. Ecco, quindi non è che sono contro il governo. Però il discorso è questo, che anche le forze dell'ordine non si sentono tutelate da parte del governo, cioè le leggi non li tutelano. Allora, quello che è stato fatto fino adesso è stato fatto in maniera adeguata, sono stati adeguatamente tutelati, hanno uno stipendio remunerativo in base a quello che rischiano? No. Chi è che ha portato le istanze di questi poliziotti, di questi carabinieri al governo? Bene, avete fatto qualcosa? No. Allora è colpa nostra? Ma noi non abbiamo nessun problema, noi domani ci dimettiamo da tutte le cariche e l'Italia sicuramente andrà meglio, secondo voi. Ma il problema è un altro, il problema è che dovete fare qualcosa e poi non possiamo avere un governo non eletto, che fortunatamente, e questo ve lo dico cari cittadini, a ottobre potete licenziarlo votando no al referendum, perché va licenziato il governo, basta andare a votare, non ci sarà il quorum, quindi anche se andremo in due lo manderemo a casa, però l'importante è che vinca il no, non lasciatevi abbindolare perché hanno fatto questa cosa, perché voi contiate sempre di meno, quindi questo è uno spot elettorale, me lo prendo se mi è concesso, non è candidato. A ottobre vi invito ad andare a votare no, ecco. Grazie. Allora, il governo è stato nominato dal faraone napoletano, non è legittimo, cioè anticostituzionale. Andiamo in pubblicità, 22 e 29, pochissimi istanti, poi riprendiamo dalla signora Carla De Conti, da Graziano Stacchio, Roberto Zancan, Gio Formaggio e tutti i nostri ospiti. A tra pochissimo. State con noi, grazie.